James Rollins, la settima piaga. Un antico progetto sta per emergere dalle sabbie d'Egitto. L'avventura è James Rollins, il più amato, il più letto, il più imitato. Ritorno alla Sigma Force, in un'avventura narrata dal campione della letteratura d'azione. Segreti, colpi di scena, intrecci di ampio respiro. Nessuno, ripeto nessuno, è all'altezza di James Rollins. Lee Child, scusate. Egitto, 1324 a.C. Il nemico è alle porte, arriva dalle stesse terre da cui il suo popolo era scappato per sfuggire alle piaghe. Ora la sacerdotessa ha una sola preoccupazione: assicurarsi che nessuno scopra il dono che la sua gente ha ricevuto da Dio. Una benedizione nascosta nel cuore di una maledizione. Londra, 1895. Un amuleto portato dall'Africa si dice contenga le acque del Nilo tramutate in sangue dalla furia del Signore, ma gli scienziati della Royal Society non temono simili superstizioni e lo aprono, nel giro di pochi giorni muoiono. Il Cairo, oggi nel deserto del Sudan, viene rinvenuto il cadavere mummificato di un archeologo scomparso 2 anni prima. Dopo poche ore, tutto il personale entrato in contatto con il corpo cade vittima di una misteriosa malattia. Per contenere il contagio, le autorità chiedono aiuto al direttore della Sigma Force. È iniziata la caccia a un segreto tanto antico quanto pericoloso.